il gioco delle 21 carte, rivisitato da Edward Marlow, combinando buonsenso, osservazione, principi psicologici e un po' di audacia, la razionalizzazione di questo vecchio muffito, così come l'ha definito lui, lo ha portato a un altro livello, soprattutto alla luce del fatto che questa correzione è stata apportata più di 50 anni fa. Andiamo a cercare di capire. Ok ragazzi, quindi in pratica Marlow fa questo: prende 3, 3, 6, 1, 7, faccia in giù, 3, 3, 6, 1, 7, faccia in giù, 3 e 3, 6, 1, 7, faccia in giù. Invita lo spettatore a scegliere uno, mettiamo caso scelga questo, di mescolarlo e di guardare le carte e cercare di pensarne una. Immaginiamo 5 di cuori, immaginiamole. Ora, secondo Marlow, noi dovremmo cercare di capire approssimativamente dallo sguardo dello spettatore sulle carte dove va a cadere più o meno la posizione. Quindi, pensato il 5 di cuori, chiude, mette su un mazzetto e sopra questo l'altro. Quindi poi prende il mazzo delle 21 carte, ne conta 7, 1, 2, 3, magari io lo faccio in due tornate, e poi inverte la posizione delle prime 3, 1, 2, 3, e le ributta sopra. Quindi con un double undercut porta la prima, che dovrebbe essere la carta dello spettatore, in questo caso sì perché era la terza, la porta sotto. Di qui inizia la distribuzione da sinistra a destra, come si fa sempre in ogni gioco delle 21 carte, in tre mazzetti, chiedendo allo spettatore soltanto di individuare la fila dove vede la sua carta. Ovviamente che succede? Mantiene l'ultima carta come freccia indicatrice. Perché? Perché se lo spettatore non vede la sua carta, lui chiede, scusa, ma che carta hai pensato? Magari 5 di cuori, e il miracolo è venuto perché è l'ultima carta che gli è rimasta coperta fra le mani. Viceversa, che succede? Immaginiamo che lo spettatore pensi 10 di cuori. Ok? Mette in mezzo. Solita procedura, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e porta la prima sotto. Inizia la distribuzione, guardate cosa succede. 10 di cuori è la seconda della fila. In questo caso rimane sempre con la carta freccia e indica e si fa indicare qual è la fila delle carte. Ok? Gli viene detta quella centrale, quindi mette sempre in mezzo, porta sempre sotto 1, 2, 3, 7 carte, 2, 3, 4 e alla fine cosa fa? Porta la prima sempre in double undercut sotto. Ora, ovviamente, non essendo la carta selezionata, noi sappiamo che è la seconda dalla distribuzione di faccia, quindi è la prima del mazzo. A questo punto le uscite sono tantissime per far trovare la carta selezionata. Una potrebbe essere pure molto semplicemente stendere al nastro un mazzo di carte, tirare fuori una carta qualsiasi, magari con il solito passaggio, e andare a prendere due carte sottostante e mostrare la carta selezionata. Ovviamente ci sono diversi modi per rivelare la carta pensata. Allora, nella fase che abbiamo visto poc'anzi, noi ci lasciamo 6 possibilità sulla cima del mazzo e una sul fondo, la famosa carta freccia, insomma chiamiamola come ci pare. Laddove rimaniamo questa carta in mano e lo spettatore comunque ci indica una fila dove vede la sua carta, è comunque una delle prime due della fila, quindi basterà ricordarsi la prima e la seconda, rifare la procedura, fare un double undercut per portare sotto la prima, così da avere una risoluzione sul fondo e una risoluzione sulla cima del mazzo. Quindi possiamo con tranquillità
dare il mazzo in mano allo spettatore, farci dire il nome della carta scelta e secondo il nome che ci dichiara gli facciamo girare o la prima carta del mazzo o addirittura tutto il mazzetto faccia in alto per mostrargli che la sua carta infatti è l'ultima del mazzo. Una prima via di uscita. Vediamo, mo andiamo ad analizzare tutte le uscite che ci propone Marlo in questa sua idea. Allora, si fanno sempre i soliti tre mazzetti. Mettiamo caso lo spettatore pensi 5 di cuori, viene messo al mezzo, quindi si portano sotto le prime 7 carte e si crea l'aspettativa della carta freccia portandone una sotto. Quindi in questo momento noi abbiamo 6 possibilità in cima e una sotto. Diamo le carte, 5 di cuori è la seconda, quindi invitiamo lo spettatore a dirci se vede la sua carta. Se ci dice sì, bene ragazzi. Lasciamo la carta freccia dorso in alto sul tavolo. Sappiamo che comunque è la prima o la seconda, donna di fiori, 5 di cuori. Mettiamo le 7 carte sotto e tutto il resto sopra. Quindi stendiamo a nastro e diciamo che questa carta ci indicherà la carta scelta. Contiamo 3, 3, 6 e fra 7 e 8 ne abbiamo le due carte. Se ci dice donna di fiori, giriamo quella sopra. Se ci dice 5 di cuori, giriamo quella sotto. Un'altra possibilità che si potrebbe creare, che magari, per esempio, sempre il 4 di cuori, è situato come seconda da un'altra carta rossa. Per cui una volta che noi abbiamo memorizzato le due carte, sia 2 di quadri che 4 di cuori, possiamo ricombattere il mazzo, darlo allo spettatore e mescolarlo. Tanto oramai sappiamo quali sono le due carte che andremo a vedere. Quindi, aprendo a noi, prendiamo per esempio, io prenderei la seconda carta, perché? E a questo punto dire con assoluta certezza, dice, la tua carta è rossa, sì, è di cuori, sì, a questo punto è un 4 di cuori e gli mostriamo che l'abbiamo presa. Se casomai gli diciamo di cuori e dice no, allora posando la carta di dorso sopra apriamo, anzi prima di aprire gli diciamo la tua carta è di cuori, no, quindi è una carta di quadri, allora la tua carta è un 2 di quadri e gli andiamo a prendere il 2 di quadri, gliela nominiamo prima di prenderla. Questa è una seconda possibilità che ci viene offerta da Marlo. Una terza possibilità. Allora, facciamo sempre 3, 3, 6, 1, 7, 3 e 3, 6, 1, 7 e 7. Immaginiamo che la carta pensata sia 5 di cuori, ok? Mettiamo in mezzo, facciamo la solita procedura, ossia contiamo 7 carte, le portiamo sul fondo, magari con 2 match da 3 e da 4, e invertiamo di posto le prime 3. Quindi, ora il 5 di cuori è la seconda. Portiamo via la prima in double undercut e trattenendoci la prima carta diamo il resto a mescolare allo spettatore dicendo di andare a guardare la sua carta. Lui ovviamente non la vedrà, gli dirà infatti ero così certo che l'ho ottenuta l'unica carta fuori dal mazzo, 5 di cuori. Ricordiamoci sempre che con il fatto che la carta sia fra le prime due di ogni fila della fila indicata, noi possiamo comunque dopo far mescolare il mazzo se vogliamo rendere la cosa molto più difficoltosa. Una quarta possibilità.
33617 33617. Allora, immaginiamo la carta pensata all'otto di cuori. Ok, immaginiamo che non esca come ultima carta, quindi facciamo la solita procedura. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi portiamo le due carte sotto al mazzo, con un double undercut. Le due carte che per noi potrebbero essere un 9 di fiori e un 8 di cuori. No, potrebbero, sono certamente una delle due, però dobbiamo ricordarci sempre in ordine. Ok, le portiamo sotto. Ora abbiamo l'8 di cuore e il 9 di fiori sotto. Prendiamo un break con un pull down alle due carte e trasformiamo questo effetto in una carta a numero, perché chiediamo a uno spettatore di dirci un numero compreso tra 1 e 21, quando sono le carte. Magari ci dice 9. Conteremo 1, conteremo 2, conteremo 3, conteremo 4, conteremo 5, conteremo 6, conteremo 7, conteremo 8. Quando arriviamo alla nona, portiamo via anche le due carte al break, così che le carte selezionate sono la seconda e la terza. A questo punto chiediamo la carta. Se ci dice 9 di fiori, facciamo semplicemente una doppia. Se ci dice ovviamente un 8 di cuori, facciamo una tripla. Quinta possibilità. 3, 6, 1, 7. 3, 6, 1, 7. Ok, immaginiamo la carta scelta 8 di cuori. Ok, la mettiamo in mezzo. Ancora una volta, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Poi 1, 2 e 3 e riporto sopra. Quindi taglio la prima e la porto sotto. Così facendo ho l'8 di cuori sotto e quella che potrebbe essere la seconda carta, diciamo, scelta. A questo punto facciamo la tecnica Milk the deck, ossia prendiamo la prima e l'ultima e le buttiamo sul tavolo fino a quando lo spettatore non ci dà uno stop. Immaginiamoci dia stop qui. Quindi le prendiamo, le contiamo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e avendole invertite nel conteggio, se lo spettatore ci dice 8 di cuori, giriamo la prima. Se ci dice l'altra carta che non ricordo adesso, giriamo una doppia. E questa era la quinta via offerta da Marco. L'uso di un miscuglio per ridistribuire le possibilità, perché si presume che sia un miscuglio equo da parte degli spettatori, è un buon approccio. Far sì che lo spettatore prenda e mescoli uno dei pacchetti di sette carte ha lo stesso svantaggio del metodo di Allerton che abbiamo visto in un tutorial precedente. Limitare le possibilità a sette, ma il modo in cui Marlo ha concluso l'effetto dopo un'altra distribuzione è rivoluzionario. Inoltre l'impulso marloviano, se si può dire, di offrire diversi approcci stimolò ulteriormente gli studenti a continuare e sperimentare lo studio delle 21 carte semplificato, perché questo, ricordiamo che stiamo analizzando, è lo studio fatto da Marlo sulla routine 21 card trick semplificata. Ragazzi, alla prossima e vogliamoci sempre bene. Ciao.